Malika, Ricreazione Tour doveva calare il sipario a fine agosto, ma il successo ha voluto che continuasse anche a settembre. E tra le tappe quella a Caserta Vecchia. Quale esperienza speri di archiviare? Ma io spero che lo scenario rappresenti quello che succederà, o meglio, di portare una serata a casa bella quanto il posto in cui siamo ospiti. Per un artista esibirsi con il cuore dentro la storia, cosa può aggiungere ad un concerto? Ma allora, io sono sempre stata dell'idea che soprattutto d'estate i luoghi contribuiscano in modo molto influente su quella che è l'energia della serata stessa, quindi è come se ci portassimo dietro tutto quello che è successo qui da quando è stato costruito, e quindi sono, c'è una botta emotiva da non trascurare. Tra due settimane festeggerai un anno in classifica del tuo terzo album, Ricreazione. Un traguardo certo sperato, ma cosa credi che lo abbia determinato? Insomma, perché tanto successo e tanto amore verso di te? Ma allora, se ci fosse una ricetta per questo, credo che saremmo tutti un popolo di grandi star. No, dal mio lato, a parte ringraziare tanto il pubblico che ha creduto e continua a credere in questo progetto, credo che l'onestà con cui è stato realizzato questo album e di conseguenza tutti gli spettacoli che da novembre scorso abbiamo portato in giro per l'Italia, credo che questa onestà, la voglia semplicemente di fare musica, e insomma abbiano funzionato. Hai reinterpretato due successi degli anni 60, come La prima cosa bella di Nicola Di Bari e Cosa hai messo nel caffè di Riccardo Del Turco, per giocare con un titolo di una tua canzone. E se poi? poi vediamo, perché in fondo nella storia della canzone italiana ci sono una quantità di titoli sconosciuti e più che meritano, secondo me, di essere rispolverati. E la dimostrazione è anche data dal fatto che molti artisti, registi, insomma, all'estero ne prendano ne attingano continuamente. Quindi insomma vediamo, adesso finisco questo tour, torno a casa e mi metto a spulciare. Perché il tempo non inganna, pazientemente aspetta, lo sai, non lo so, piangerò, se non parli di futuro, ne mi mostri dove andiamo, perché so. Riuscirà.